perché qua questi dati sono quelli che abbiamo visto anche in un evento, e quindi mi viene comunque da fare tutto il ragionamento che ho fatto anche in un'altra, perché da noi ci impegniamo in politica, e lo dico qua, veniamo eletti, siamo anche cittadini del territorio, abbiamo delle responsabilità, ma abbiamo anche dei limiti che rientrano anche nel rispetto delle normative e delle leggi. Quello che secondo me, e lo ripeto perché sono di Summara tra l'altro, quindi mi rifaccio a quella di Summara, alla quale ho partecipato a tutti gli incontri, mi rifaccio anche a quella della Sigetto, a quella di Fossalta, che è un altro dei punti critici che abbiamo, vengono coinvolti anche altri attori politicamente parlando. Delle due in questione per il Porto Guarelle, io lo ripeto e lo ridico, se facciamo un ragionamento di non volere che si bruci nemmeno un cerino, perché il fumo del cerino potrebbe far male, è un conto. Se invece andiamo a vedere le responsabilità, perché anche chi nomina sempre nella famosa regione Veneto deve pur sapere che comunque al sistema dei criteri, se vi ricordate, che sono centrali, che arrivano fino a 20 mega, e se li fanno anche a normative europee. Ce lo siamo detti quando siamo andati a discutere degli ordini del giorno, se vi ricordate. Quindi c'è anche normative europee che entrano nel percorso. Quello che secondo me politicamente risulta essere grave, ve l'ho detto venerdì, l'ho detto alla gente venerdì, è questo. E tra l'altro, se mi permettete una piccola parentesi, e accade anche in questi giorni, perché per esempio, qua dopo la richiudo, domani sera facciamo una commissione alle 7 sul traffico del centro storico, e oggi sul giornale di oggi è uscito un articolo in cui il comune ha già deciso di chiudere il centro storico, e questo sarebbe, e noi non ne sappiamo niente. Allora, e ora chiudo la parentesi e mi rifaccio le parole del sindaco, della collaborazione e dell'unione di intenti, ma chi vuole prendere in giro questo sindaco qua, signore, e chiudo e torno all'argomento fatidico. Nell'argomento fatidico, signori miei, nell'argomento fatidico, a Summara, assessore Pavano, io faccio nomi e cognomi, perché ero qua presente nelle commissioni quando c'era la Pigozzo e quant'altro, sia nelle corse al re che era solo per aspetti amministrativi, perché la Pigozzo lo dichiarò, solo quello si può fare. E quindi finiamo di prendere in giro, perché secondo me il nostro compito è quello che il giorno in cui mi viene un assiglietto di turno, chiaro, a presentarmi un progetto, io come amministratore, soprattutto come cittadino onesto e serio, devo fare nient'altro che il giorno dopo che avvisare questi signori che probabilmente creiamo immediatamente un consultorio o un momento d'assieme con la cittadinanza per capire se, e dopodiché ci ragioniamo sopra. E il giorno dopo andare immediatamente da tutte le persone del luogo predestinato, ma non serve neanche del luogo predestinato, perché non è che perché la fanno a Summara a me di a Lugugnana a me di Summara non mi interessa, o la fanno a Summara a me di Lugugnana non mi interessa, e devo dire anche che questo è un ragionamento meglio stupido, E quindi però la responsabilità dei politici è quella di andare il giorno dopo, non di mettermi in moto il verde Simonella e la sua collega, vi chiedo un caso perché so quanto ci tenete a questo argomento, quando invece a monte io ho fatto un mio percorso, addirittura ho portato la gente da Mazzolata dove doveva nascere in quel luogo a dire signori fatela qua perché qua va bene, perché così è stato, potete negarlo finché volete, ma i documenti che abbiamo consegnato nei giorni precedenti alla riunione di venerdì attestano questo, perché noi agiamo, come ha detto anche Corriano venerdì in riunione a Lugugnana, agiamo con i fatti e concreti, con la documentazione, perché sennò io come lo giudico un politico? In base a perché sa parlare bene mi prende in giro? No, sono i fatti concreti che comprano, signori miei, i fatti concreti dicono che nell'aprile 2008, quindi non c'entra Anna Zoppa, non c'entrano i commissariamenti, perché era un anno dalle elezioni, del 2009 sono state fatte le elezioni,
Quindi nel 2008 aprile nessuno di Lumignano sono sicuro ha saputo che la CGESP aveva intenzione di lì, mente meno noi, e io lo dichiaro apertamente, mai saputo. E non ho mai saputo nemmeno del progetto di Sumara finché non siamo andati in commissione, chiaro? Perché non ci sono documenti, non c'è niente che attesti ed è la verità. Quindi alla signora Inè, non bisogna prendere in giro la gente. Questo è il primo aspetto principale, perché io alla gente non posso dire fermerò il mondo, non ti piace così come ti prospettano il mondo, io lo fermerò. No, non funziona neanche così, perché l'ha appena detto il genere Macron. Bisogna differenziare le cose, perché le cose nascono anche per una serie di motivazioni, certi tipi di centrale e quant'altro. Io non le ho chiesto a caso la questione della percentuale del terreno agricolo. Perché se al contadino che chi produce la cerdosa dice per farmi la colza, io ti confermo per un decennio un determinato importo, ma chi va a fermare il contadino? Io vado a fermare il contadino, te vai a fermare il contadino perché gli dici che la colza verrà bruciata nella centrale a cerdosa, ma di cosa stiamo parlando? È la stessa questione delle autorizzazioni nelle case, queste cose qua. Vi ricordate le battaglie che abbiamo fatto per il balconato, per queste cose? Ma se ci sono delle leggi che mi permettono di... Ma chi va a fermare questa gente qua? Io? Che dopo devo dire a mio figlio, non finirai nemmeno tu di pagare i danni a queste ditte che ci chiamano in causa? Ma dobbiamo anche essere umanisti e soprattutto onesti, signori miei. Ma cosa stiamo pensando di fare? È la salute. Ma la salute è tanto di solito. Certo, ma allora per quanto riguarda la salute, vi dico perché ci siamo documentati qua. No, lasciami parlare. No, non ho finito. No, giusto che. Non ho finito. La salute, signor Lino, perché siamo in tema tromba, ci abbiamo passato un'altra giornata assieme. Sai cosa significa una centrale di quelle lì, a biogas? Tre auto, tre camion, chiamiamo tre camion. Okay. Il consumo di tre camion e quando la centralina del diario di Trieste, lasciatemi finire, quando la centralina del diario di Trieste, per non prendere un giro, non è che io dico facciamo che anche mille perché va bene così, ma per non prendere un giro, quando la centralina del diario di Trieste dice al signor sindaco che siamo No, parlo forte apposta. No, ma se si gira le alle spalle, cioè, siccome è una commissione, il dialogo richiama un regolamento della venire di okay, l'ascolto molto volentieri. Quando la centralina del DL Trieste mi dice che sono già sforati i giorni e viene 10 e viene 2,5 e questo, perché il sindaco non fa un'ordinanza in cui il traffico viene bloccato e nessuno passa per il DL Trieste? E che sta avvenendo praticamente quotidianamente? No, ma voglio... Allora signori, se vogliamo fare un ragionamento, io qua finisco dopo qui in vita, se vogliamo fare un ragionamento serio, facciamo un ragionamento serio, ponendo nel piatto il fatto che noi non siamo un padre eterno, non possiamo fermare il mondo, ma quando facciamo i ragionamenti, la cosa che però nessuno ci può togliere se ce l'abbiamo dentro è l'onestà intellettuale. E morale? Perché io quando parlo così non guardo lei in faccia, io guardo per concetto, chiaro? Lo sa bene come la penso io. Io con questo signor sindaco non andrò mai a nozze, chiaro? Perché ha una capacità, ha la capacità immensa di prendere in giro le persone per come la deve, me ne assumo la responsabilità di dirlo. E non è la prima volta che lo fa, continua a farlo, poi qualcuno mi dice. Provoca anche, ma noi vinciamo, va bene, questo mondo comincia mica sempre il migliore, lo sa chiunque, è il mio pensiero, quindi non è che perché uno vince, va, ti può dire in faccia, tu non conti niente, non sei niente, io ti dico come la penso, e secondo me sei un sindaco scorretto, chiaro, perché l'altra sera lo cogliamo, con le orecchie abbastanza abbassate, ha fatto la sua parte, ha capito che probabilmente l'aria si era un po' pesantissima nei suoi confronti, però è successo con Fumara, chiaro, perché Fumara così è successo, chiaro, perché io ero in palestra quando il signor Fanin è venuto e gli ha guardato in faccia, sono
prima di presentare il progetto, se c'erano dei problemi, bastava dirmelo. Nessuno ha fiatato. Se succedeva a me, vi faccio un piccolo esempio, che io fossi stato, e tanto non succedeva che su magari non sapevo, tanto il Marocco. Ma per secondo luogo, se invece avevo delle ragioni da avanzare, cioè le famiglie uscivano dalla palestra, neanche dentro non stavo dalla reazione che io avrei avuto. Quindi significa che il giurlare nel manco è abitudine di questi signori qua. Chiaro? Questo è il fatto reale. Mi è sfuggito un passaggio e basta, se mi chiarisce. Ci sono altri tre consiglieri che mi hanno chiesto la parola. Non ho capito se ha detto che una centrale a biogas significa come tre macchine che inquinano. Tre camion che inquinano. È chiarissima la sua polemica legittima. No, ma hai capito il stato politico è legittima al massimo. L'unica cosa che non è chiaro se lei è contento o meno che sia tutta questa concentrazione. Ma no, ma l'ho detto sempre io. Ma che discorso stai facendo? Lo ripeto adesso. Se possiamo, tra l'altro vi faccio anche una premessa, sembrerebbe, almeno dai sentito, da quel che si sente dire, che addirittura ci sia anche una intenzione di andare alla fine degli incentivi da parte del governo, se non ho capito male, ho cercato di informarmi. E se fanno il meno per il presupposto lì, probabilmente addirittura si tamperanno le aree a questi tipi di progetti. Però è anche la soggetto da quel che io ho sentito dire. No, ma andiamo a vedere la realtà, cioè la Sigeco sembrerebbe insomma che sia un momento di attesa. Questo non vuol dire nulla o può dire qualcosa anche di interessante. Passo la parola alla consigliera Daniela. Sì, mi pare sono delle cose a me su cui mi sento di rispondere o di intervenire. Dice sempre questa cosa che non è solo una piccola apertura che mi è proprio sfuggita. La finale. Qualcuno venerdì ha chiesto un atto di sussidiarietà, una roba del genere, principio di precauzione, e l'hanno chiesto spattamente. Io ho visto la frase pretesa al sindaco, io ho qualche dubbio che lui prenda in considerazione che ho fatto, però qualcuno gliel'ha chiesto, anche perché il ministro può dire, signori miei, qualcuno ha un'arma che accusata. Io qua, se vi ricordate, in sede anche di Santa Cecilia, vi ho ricordato dicendo che si parla di Mazzotto quando si accena la centrale, no? In un certo modo. E poi lo stesso Mazzotto Luca è quello che paga 3 anni di estate musicale, 3 anni gratuiti per il comune di Portoguaro. E poi faccio un'ultima chiosa per chiudere. Qualcuno ha accennato anche alla sensibilità dei cittadini, come riuscire a muovere i cittadini, ma guardate che io mi sono ritagliato l'altro giorno per far capire quanto difficile sia. Mi sono ritagliato un intervento della RSU della Zignago, che chiedendo il terzo forno, non so se qualcuno di voi l'ha visto l'articolo, chiedendo il terzo forno ha fatto addirittura un plauso alla Zignago per la centrale che abbatterà i costi. E anche la gente, oltre che sentire noi, legge anche quelli articoli. E quindi pensa quanto difficile, non so se mi sta capendo qualcuno, quanto difficile sia poi trovare una quadra sui cittadini. Perché, ecco, se volete ve lo procuro anche l'articolo.